Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Tina Cipollari e Maria De Filippi sono, ormai, ai ferri corti. Cosa sta succedendo tra le due protagoniste di Uomini e Donne? Tina Cipollari è un personaggio televisivo che si fa notare. Opinionista storica del programma di Uomini e Donne, insieme a Gian Esperti commenta le storie d'amore e le vicende tra i partecipanti ormai da tantissimi anni. Alcune volte esprime i suoi pensieri con benevolenza, altre, invece, con foga e ira, arrivando anche a litigare in modo importante con cavalieri, dame e tronisti. Ultimamente, però, gli atteggiamenti della Cipollari sembra stiano infastidendo la padrona di casa, Maria De Filippi, che in una delle ultime puntate ha persino invitato Tina ad uscire dallo studio per qualche momento. Ma cosa sta succedendo? Uomini e Donne, tensione tra Tina Cipollari e Maria. Chi segue Uomini e Donne da diverso tempo sa bene che Tina non ha peli sulla lingua. Già ai tempi di Gemma Galgani e Giorgio Manetti, le sue sfuriate contro la dama di Torino erano molto importanti. Era arrivata persino a portare una mummia in studio che doveva rappresentare proprio la sua rivale. Senza dimenticarci dei plastici in stile porta a porta quando in studio avveniva qualcosa di misterioso. Tina, negli anni, si è molto calmata. Anche le litigate con Gemma sono rare e con toni molto meno accesi del solito. Da qualche tempo, però, l'opinionista sembra sentire aria di primavera e diverte l'intero studio e il pubblico a casa con dei siparietti piuttosto interessanti. Fra tutti, una delle ultime novità, è che ha iniziato a presentarsi con degli occhialoni a spirale sostenendo che fossero in grado di vedere sotto i vestiti. Maria De Filippi ha riso molto la prima volta, ma con il passare delle puntate ha cercato sempre di contenere la cosa abbassandole il microfono, chiedendo ai cameraman di non inquadrarla. Mattina, dal canto suo, ha continuato imperterrita. In questi giorni, quando in centro studio si è seduto Mario, un cavaliere del trono over, ha cominciato a fare una serie di battute che hanno costretto la padrona di casa ad agire. Tina, vai a farti un giro. Prenditi un caffè o un biscotto. Chiaramente Maria è intervenuta in modo simpatico, giocando sul fatto che l'opinionista spesso esce dallo studio per fare merenda, ma è un atteggiamento che non ha mai avuto prima. O meglio, ha provato più volte a contenere la donna, ma molti stanno notando una sorta di insofferenza da parte della conduttrice. Sorge il dubbio che la volontà di fermare l'irriverenza di Tina sia legata anche alle nuove linee guida dettate da Pier Silvio Berlusconi sui programmi Mediaset. Come si evolverà la situazione,